c'è una corsa incredibile a fare dei vaccini. Normalmente, come sapete, per fare un vaccino ci vogliono 20 anni, adesso si vuole fare in un anno e siamo a buon punto per una serie di motivi. Uno, perché per ora, dai dati che abbiamo, fare un vaccino per il Covid non dovrebbe essere tecnicamente molto difficile. Due, perché le tecnologie di oggi ci permettono di andare velocissimi e tutti i vaccini che sono in sviluppo sono stati fatti partendo da geni sintetici, partendo dalla sequenza del virus scaricata da internet, quindi una cosa che un po' di anni fa non ci si pensava neppure, quindi tempi velocissimi. L'altra cosa che è impressionante è che questa volta c'è un investimento che non c'è mai stato prima nella storia, di soldi per accelerare lo sviluppo di vaccini e lo sviluppo e la produzione e la messa a punto di impianti di produzione di grandissime quantità. Quindi lo stato è abbastanza promettente per essere appena 7 mesi dall'inizio di questa cosa, siamo molto avanti. Magari, però avremmo voluto avere il vaccino ieri, ancora non ce l'abbiamo. Ci sono diversi vaccini in prove cliniche, altri che stanno per entrarci. E delle prime risposte dovrebbero esserci nel primo autunno e forse, se siamo fortunati, i primi vaccini a fine d'anno. È chiaro che i primi vaccini saranno poche dosi, la quantità grande di vaccino arriverà nel 2021.